Poi sicuramente vi chiederete come mai siete in macchina, dove state andando. Stiamo andando all'Etna Comics. Infatti questo mese, a fine mese, noi d'insieme saremo all'Etna Comics, finalmente a Catania, qui nella nostra terra, la Sicilia. Fermati, non vorrei capire male, non ci stiamo andando ora a Catania, è a fine mese. Infatti l'Etna Comics sarà dal 30 maggio al 3 giugno. E quindi non ci stiamo andando ora, ma finalmente oggi volevamo darvi questo grandissimo annuncio. La cosa bella è che ci andremo con la macchina, perché è nella nostra Sicilia, quindi non dovremo prendere l'aereo, perché è qui vicino, quindi nessun posto alto, niente aereo, tranne qualche posticino alto che sarebbero i ponti tra la Palermo e Catania. Sì, ok, come ormai avete capito non gli piace l'altezza. Non mi piace l'altezza. Comunque, ulteriori informazioni ve le daremo nei prossimi giorni. Visto che ci siamo, io sono Eric in curva! Dove sono gli occhiali da sole? Ok, ci riproviamo. Io sono Eri! E io sono Dominic! E chi siamo noi? Dillo! Chi siamo? Dillo! Insieme sì! Ma tu guida. Io guido. È la prima volta che facciamo la intro in macchina. Sì! Ok, ricordami di non farla mai più. E loro sono gli insiemini! Sì! Se non siete ancora degli insiemini, dovete assolutamente esserlo! Iscrivendovi a questo canale, attivando anche la campanellina! E lasciando un bellissimo like a questo video! Anzi, oggi facciamo un gioco diverso. Io dirò uno scioglilingua e voi dovrete iscrivervi al canale attivando la campanellina e lasciare like prima che io finisco di dire lo scioglilingua. Ok, quale sarebbe lo scioglilingua? Parto? Vai! Parto? A pelle figlio da pollo, fece una palla di pelle di pollo. Com'era poi? Tutti pesci. Poi? Venne a galla per guardare la palla di pelle di pollo che fece a bello figlio da pollo. Non era proprio così. No. Però te la diamo per buona. Ok, vediamo qualche secondo in più. Ce l'avete fatta? Fateci sapere nei commenti. Ok, ma la prossima volta lo scioglilingua lo dico io. Li vuoi quei kiwi? Ok ragazzi, ora è meglio se continua a guidare. Ci vediamo a casa. Basta scale. Perché sono così alto? Non me ne parlare. Ah, che cos'è? Ma che è? Ma è bellissimo! Grazie, me l'hai rimasto tu! Grazie, è fantastico, lo volevo troppo! Aspetta, ma che cos'è? Come che cos'è? Me l'hai fatto trovare tu! No, non ti giuro che io non ce l'ho messo. Come non ce l'hai messo? No, davvero non ce l'ho messo. Ma io nemmeno, io non l'ho mai visto, non ce l'ho portato io questo qui dentro. Scusami, se non ce l'hai messo tu e non ce l'ho messo io, chi dovrebbe avercelo messo? Scusami, perché ti dovevo regalare una ciambella col morso? Allora facciamo che te l'ho regalato io. No, stai scherzando. Mi stai prendendo in giro, me l'hai regalato tu. Dai, che altro può averlo portato qui? Dai, aspetta. È caduto da qui. Aspetta. Ciao ragazzi, oggi siamo riusciti a fare un esperimento incredibile a cui stavamo lavorando. Siamo riusciti. Potervi inviare degli oggetti dalla nostra dimensione del futuro. No. Sono loro, ma aspetta un attimo. Non è possibile, come degli oggetti? Aspetta. Ci hanno regalato una ciambella. Questo è uno scherzo per forza. Chissà che sta... Allora, se state leggendo sicuramente vorrà dire che ce l'abbiamo fatta. È un oggetto super tecnologico che vi sarà molto utile nelle prossime avventure. Super tecnologico. Può però essere pericoloso. Quindi attenti ai pulsanti e leggete le istruzioni. Noi non vi spieghiamo altro perché sappiamo che potrebbe arrivare un po' diverso da voi nel passato, ma più o meno le funzioni saranno quelle. Buona fortuna d'insieme del futuro. Allora, scusami un attimo, ci hanno fatto un regalo molto bello, però super tecnologico, più che super tecnologico io direi innovativo, ma i pulsanti dove sono? Non ha senso tutto questo. Ok ragazzi, con calma. Com'è possibile che questo oggetto arriva dal futuro? Ma non arriva dal futuro. Io qua ne ho viste milioni nel nostro mondo. Perché dovrebbe arrivare da un'altra dimensione? Non ce n'è pulsanti. Non è... Perché dovrebbe essere pericoloso? E poi a cosa dovrebbe servirci per le avventure? Se fai un'avventura in acqua. No, qua è tutto troppo strano.
aspetta, aspetta. Qui però diceva: noi non vi spieghiamo altro perché sappiamo che potrebbe arrivare un po' diverso da voi nel passato. Ma più o meno le funzioni saranno quelle. Io non so che cosa loro abbiano spedito dal futuro, ma... È arrivato qualcosa che non è tecnologico. Non è arrivato qualcosa di un po' diverso, ma è arrivato tutta un'altra cosa! Ok, però è bella in effetti. Dobbiamo andare a mare! Sì, lo sai, è bellissima, è mia però, è mia, ma... è mia! Dammela! Fammi entrare, fammi entrare! Sì, ok, però secondo me qui nel frattempo c'è qualcuno che non sta ben capendo tutto quello che sta succedendo. Perché in effetti succedono cose troppo strane ultimamente in questo canale. E quindi facciamo un piccolo riepilogo. Noi un po' di tempo fa abbiamo ricevuto un video messaggio da parte nostra, cioè da parte di noi del futuro, di un'altra dimensione, che dicevano di stare attenti perché dopo aver preso quei messaggi, spostati, quei messaggi a mare ci sarebbero successe delle cose difficili, complicate, tantissime cose. E quindi noi da allora abbiamo deciso di stare attenti e di prepararci. Adesso io credo proprio che questa cosa che ci hanno inviato sia sbagliata. Io non so che cosa volessero inviare loro, ma... Sì, perché in effetti questa cosa non può mai essere pericolosa. No, no, non credo, non ha dei pulsanti. E poi a cosa ci può servire per le prove? Avrebbero dovuto inviarci un'arma. Ehi, aspetta, che cosa hai fatto? Ma non hai appena detto che non poteva essere pericolosa? Sei rimasto incastrato. All'ospedale. Ma dai, liberati. No, veramente non ti esce la testa. Aspetta, prova ad alzare questa gamba. Prova ad alzare questa gamba. Sono appena rifiutato. Ragazzi, non riusciamo. Alzati, dobbiamo riuscire a disincastrarti da qui. Attento, ti ho fatto male. Ragazzi, io... No, qua devo fare una foto. Perfetto, ragazzi, questa foto va direttamente su tutte le copertine del mondo. E ok, adesso proviamo a liberarti. Spingi la testa, spingi la testa. Ok, proviamo. Ce l'abbiamo fatta. Ok, ora puoi anche ridarmi la mia ciambella e non toccarla mai più perché sei pericoloso. Tu sei pericoloso, non è la ciambella ad essere pericolosa. Mi ha fatto male. Non è la ciambella. Ai. A posto? No, un po' snodato. Ok. Ma basta, oggi con tutte queste cose che sono successe stavamo saltando di nuovo l'appuntamento con il fan della settimana. E non va bene. No, perché voi avete ragione, ce l'avete fatto notare in tanti. Purtroppo ne abbiamo saltati due. Voi capite che durante queste due settimane sono successe cose strane che non erano mai successe nel nostro canale. Tante cose diverse, tanti video diversi. Non riuscivamo a chiamare il fan della settimana mentre eravamo dispersi nelle campagne, oppure abbiamo dormito fuori, o mentre abbiamo ricevuto un messaggio dal futuro. Ma oggi finalmente ci siamo programmati di farlo e adesso chiameremo finalmente il fan della settimana. Dopo averlo cercato per tanto tempo. Sì, fan della settimana. Stavolta l'abbiamo cercato davvero tanto. Fan della settimana. Ok. Vi ricordiamo comunque, per chi non lo sa, chi magari si è iscritto da poco, chi magari ci conosce da poco, o chi se l'è dimenticato, che per essere il fan della settimana bisogna essere iscritti al canale, aver attivato la campanellina, seguirci in tutti i nostri social, ci su trovate su Instagram e su Musical.ly, ci trovate come insieme.official. Inoltre essere sempre tra i primi a commentare, lasciare like e condividere i nostri video. E sarà il fan della settimana quello che tra tutti si farà notare di più. Ma cosa facciamo ogni settimana dopo aver scelto il fan della settimana? Lo chiamiamo! Chiamiamolo! Ok, prendiamo il numero. Vediamo che risponde. Questi momenti mi mettono in agitazione. Pronto, ciao! Ciao! Ci riconosci? Sì, sì, ciao! Ciao! Come stai? Bene! Ti stiamo disturbando? No,
Che stavi facendo? Ecco, ci avevi scritto tante volte in direct, ultimamente siamo stati un po' impegnati, però ti abbiamo chiamato, come ti abbiamo detto, sei il fan della settimana. Tu di dove sei? Io sono di Perugia. Ci sei andata a scuola stamattina? Sì. Ma troppo finisce, vero? Quando ti finisce la scuola? A te finisce la scuola, a noi cominciano gli esami. Sì, è per l'università. Tu che scuola fai? Quanti anni hai? Io ho 9 anni, faccio la quarta elementare. Sì. Brava, bravissima. I compiti li hai fatti, ed eri libera e quindi stavi su Instagram, giusto? Sì. Il video che ti è piaciuto di più? Non lo so, mi piacciono tutti. Grazie. Magari preferisci quando facciamo le challenge o magari quando facciamo altre cose, non lo so. Sì. Perché le vinco io, vero? Lo so. No. No, non è vero. Vuoi dirci qualcosa? Grazie, anche noi ti vogliamo bene. E ti mandiamo un bacione enorme. E quando veniamo a Perugia, dobbiamo incontrare, giusto? Così il bacione te lo possiamo dare anche di presenza. Ok, allora speriamo a presto. Grazie, ciao. Ciao, grazie bella. Grazie a te, ciao. Che bello, mi mancava! Grazie, siete sempre carinissimi. Non vi preoccupate, molti ogni volta ci scrivete chiamate me, e la prossima settimana ne chiamiamo un altro assolutamente, assolutamente, e presto vedremo di chiamarne ancora, ancora. Ma come vi abbiamo detto, presto potremo vedere anche molti di voi che magari stanno in Sicilia, soprattutto che stanno a Catania, nelle vicinanze, quindi speriamo di vederci, speriamo di vedervi tutti quanti all'Etna Comics. E oggi salutiamo Cristina Panel, Wanda Stefanile, Emanuele Benedetta, Saretta Sannino e René. Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi. Ciao, belli, siete troppo belli, troppo. E noi ci vediamo domani, mi raccomando, con nuovissimi video. Ciao, ciao. Sì.